Ho visto Peter che si sta collegando, eccolo qua, grande Peter, come stai? Olè, ciao Lorenzo, come stai? Io sto per fortuna, Peter, visti i tempi, discretamente. Tu come stai? Abbastanza bene, eh? Stiamo invecchiando un po', è da anni che non parlo più italiano, quindi grazie per questo momento insieme, perché guarda, mi hai aiutato molto a imparare la lingua, eh? Amici sportivi, benvenuti a Palla bla 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 per la partita di questo che capiva per primo. E poi, guarda, i ricordi ci sono sempre, da te le più tutte le partite che abbiamo giocato insieme, fisuti i grandi successi, ma anche lacrime dopo le sconfitte, quindi guarda. E mi è stato anche molto piacere a incontrarti proprio a breve, a Moveno, 2 anni fa, in cui abbiamo, sì, ci siamo trovati e abbiamo fatto una bella chiacchierata lì in strada. Quando le strade si intersecano, vedi, casualmente anche nella vita, è sempre, sempre piacevole, positivo. Caro Peter, devo dirti che quel giorno, è stato un incontro assolutamente casuale. Tu mai ti saresti immaginato di trovarmi lì, io No. soprattutto mai mi sarei immaginato di trovarti a Molveno, e siamo stati altro che due chiacchiere, siamo stati 2 ore abbondanti lì in mezzo alla strada Tranquillamente, a rievocare tutto quello che sì. abbiamo convissuto insieme. Saluto tutti gli amici, qua c'è Alberto Giuliani, insomma ci sono tanti, tanti protagonisti del mondo del volo, e noi andiamo a ruota libera. Ovviamente con Peter non abbiamo preparato nulla, attenzione che potremmo andare avanti ancora 2 ore, io e lui a chiacchierare, perciò quello che viene, viene. Sì. Prima cosa, l'Italia è ancora nel tuo cuore? Sì, e rimarrà sempre lì. Ogni tanto ho qualche contatto con gli ex compagni di squadra, con Marco Bracci, Pasquale Gravina. Siamo incontrati anche Bruno Darè, ho visitato mentre eravamo lì su a Moveno. E poi guarda, i ricordi rimangono sempre e seguo anche parecchi ex compagni di squadra, anche Dimitri Fomin, per esempio, in Russia, c'è Renan in Brasile, Carlau Gouveia in Brasile, Giovanni. Quindi guarda, il mondo del pallavolo e soprattutto il momento che abbiamo vissuto in Italia per parecchi anni. Guarda, mi ha proprio messo come sono diventato adesso. È un splendido paese e soprattutto per essere un giocatore, un protagonista sportiva, il vostro orgoglio e soprattutto anche il livello del campionato e come seguite e preparate lo sport, i vari programmi, lo staff, data, ma soprattutto le emozioni. Guarda, noi olandesi siamo molto stabili, diciamo sempre, niente in alto, niente in basso, siamo proprio piatto come un lago, ma anche di carattere. Ma invece Italia mi ha fatto proprio vedere come essere anche un paese mediterraneo, con tutto il bello e anche il brutto. Quindi sono veramente contento di aver avuto 8-9 anni così in Italia. E anche le gare durante l'estate contro la nazionale, contro i compagni di squadra proprio dell'inverno. Guarda, sono ricordi che mi rimangono sempre e non lo dimenticherò mai. Allora, devo dire innanzitutto che parli italiano ancora meravigliosamente bene, Peter, questo ovviamente ti fa onore, ma le persone intelligenti lo sono in tutte le declinazioni dell'esistenza. Ti arrivano tanti saluti da ogni parte, anche d'Europa. Dal Brasile ti hanno scritto che sei il Messi degli alzatori, direi che è un gran complimento, perché voglio dire, Grazie, c'è grazie. differenza di qualche centimetro tra te e Messi, Sì, mezzo però... metro solo. È anche un po' di manualità, ma soprattutto per le gambe, perché guarda, lì non è mai stato il mio punto di forza, eh?
muovermi. Ma avevi queste, Peter, soprattutto avevi questo movimento. Sì, grazie questo, ai miei genitori mi hanno proprio fatto nascere con questa manualità e anche un po' di testa. E comunque questi due mezzi mi hanno messo lì a un certo livello. Sì, ma guarda, puoi immaginare che sono iniziato a giocare a pallavolo perché volevo diventare un grande scacciatore. E alla fine come sono venuto? Un grandissimo palleggiatore. Sì, guarda, non ho fatto nessun punto ogni partita, forse uno, due, e mentre tutto andava bene, forse cinque, un paio di muri in più. Non sapevo fare una battuta in salto, quindi anche lì un disastro. In difesa, lasciamo stare. Prima si partiva come in inglese si diceva in difesa sì e risponde, vedere e rispondere, però alla fine per me è diventato sit e get hit, quindi stai fermo e farti colpire in difesa. Ma guarda, bellissimo, sì, bellissimo. Ormai l'altezza mi ha aiutato un bel po', anche come diventare un palleggiatore, e con l'aiuto dei vari giocatori, ma soprattutto gli allenatori, sì, alla fine è andato abbastanza bene, dai. Direi di sì, insomma, 2,08 metri ben distribuiti, l'alzatore deve alzare, si chiama alzare, palleggiatore deve palleggiare, hai capito? Perciò, come ti chiamava Bebeto, eri l'abbassatore, perché eri così alto che spesso dovevi dare la palla più alta sì, ai tuoi compagni. Bebeto, straordinario. Hai parlato di Renan? Sì. Sta meglio. Sì, ho saputo, sì. Ha preso, come si dice in reggiano, una bella canella. Ecco, segnatelo questo qui. Una bella canella, è tanti sì, anni a Parma, una bella botta, veramente sì, molto, molto. Sì. Però sta meglio, per fortuna. Settimana prossima la chiacchierata la farò con Radamés Lattari, che anche lui non è stato benissimo, direttore tecnico del Brasile, e ci racconterà un pochettino come sta Renan. Partiamo da questo. Allora, cosa fai oggi? Oggi lavoro a Rotterdam, una sì, bella città sicuramente anche conosciuta in Italia, in cui sono il responsabile del Rotterdam Top Sport. Quindi è già quasi da 2 anni che lavoro lì, sono il direttore generale di un'organizzazione piccola, ma comunque è responsabile dalla, diciamo, politica sportiva della città di Rotterdam. E Rotterdam sul livello sportivo e proprio anche i top sport è a un livello alto. Abbiamo impianti grandi, tu sei anche stato a Rotterdam Ahoy, dove c'è Eurovision da domani in poi. Sì, un palazzetto grande che tiene 11.000 spettatori. Lì abbiamo fatto delle belle battaglie anche contro l'Italia. E questo impianto lo usiamo per vari eventi sportivi. E poi siamo anche responsabili per i programmi nazionali e anche sul livello top sport dei vari club a Rotterdam durante l'anno. Quindi abbiamo un programma di ginnastica, breakdance, che è anche diventato olimpico a Parigi. C'è canottaggio, stiamo parlando di programmi dei vari fighting sport, quindi pugile, taekwondo, karate, MMA, e mi diverto soprattutto, quindi sono ancora nell'ambiente sportivo e rimarrà lì finché muoio, diciamo, perché è mia vita, è dentro lo sport, guarda, mi diverto, e dopo questi anni, adesso ho già 56 anni, puoi immaginare, si parla di 25 anni fa della nostra mitica partita contro di voi, lasciamo stare, ma comunque gli anni passerà. Non mi ricordo. No, nemmeno io. Allora, invece, dai, sai che insomma, siamo molto franchi, Peter, perciò... Allora, 1996, hai parlato di Rotterdam, in quattro punti, che sono pochi quattro punti in una partita, sì, sì. In quattro punti, tutti e due al tie-break, voi avete vinto World League e Olimpiade, l'Italia è arrivata seconda, perché ha perso per 2 punti la World League, ma soprattutto per 2 punti
quella incredibile Olimpiade dove l'Italia era strafavorita, ancor più che 4 anni prima a Barcellona, e voi avete giocato benissimo. Guarda, vi faccio gli applausi perché quando uno vince meritatamente bisogna essere sportivamente in grado di riconoscere il valore dell'avversario. Avete fatto piangere tutti quelli che amano la pallavolo e anche questa sera ho già visto dei messaggi. Che bello rivederti, ma non vorrei averti visto nel 96 ad Atlanta. È stato un anno magico per voi, ha cambiato la vostra vita, la tua vita, Peter. Ah, sì, fino ad ora, questi 2 punti di differenza cambia un bel po' di vita. Guarda, un campione olimpico rimarrai per tutta la vita. E invece la differenza la posso dimostrare che 4 anni dopo Atlanta, a Sydney, voi siete arrivati terzi e noi siamo stati eliminati dalla Jugoslavia formale. Nel tie break 17-15, quindi lo stesso punteggio di 4 anni prima. E mentre siamo arrivati e atterrati all'Amsterdam Airport, no, non c'era più un stewardess che applaudiva per noi. Due punti di differenza, amico. E cambia completamente la vita. Invece, guarda, mi dispiace sempre anche per voi, perché guarda. In quei anni lì c'era sempre una battaglia Olanda-Italia in ogni finale che abbiamo giocato, 2 europei, un mondiale, quindi eravamo sempre lì. Guarda, la mia nazionalità è olandese, ma poteva essere anche italiano, come l'ho vissuto proprio nel cuore. Invece l'abbiamo divisi un po' i prezzi, diciamo. E guarda, anche e soprattutto nel 96 ci siamo incontrati 10 volte quell'anno lì, nel World League, girone, amichevole, 10 partite, in cui abbiamo perso 8 volte, in cui 6 volte 3-0. Ma comunque queste 2 partite eravamo lì e devo dire anche che alla fine era proprio, c'era un bel po' di tensione e potevamo vincere tutti e due. E noi abbiamo avuto un culo mostruoso e voi invece un piccolo sbaglio di troppo. E lì è Sì. stata la differenza. Ma sai che quando ci sono due squadre che si equivalgono è veramente un particolare che sposta la bilancia. Devo dirti che è successo all'Italia quello che era accaduto a Cuba nel Mondiale del 90, ne abbiamo parlato più volte. Devo dire anche che già ne hai fatto riferimento, nel 93 finale dell'Europeo di Turku in Finlandia, nel 94 Mondiale di Atene, nel 95 finale dell'Europeo sempre di Atene. Insomma, eravate le due squadre che dominavano assolutamente il mondo. Avevate un grandissimo gruppo con delle splendide individualità, Peter, molti giocate praticamente tutti in Italia, perciò ci ricordiamo tutti con grande affetto, e devo dire io anche stima e simpatia di te e anche di tutti i tuoi compagni. Ti chiedono adesso com'è il livello della pallavolo in Olanda adesso invece. Invece ieri sono stato alla partita Olanda-Croazia per la qualificazione per l'Europei di quest'anno, che si giocherà a settembre. E ho fatto i anche lì. Ci Sì, sei, Lorenzo? scusami, sì, non è colpa Ok, mia. ok. Il telefono continua a squillare, non ti preoccupare, Pedro, vai pure avanti. Ok. No, guarda, ho incontrato anche Roberto Piazza, che adesso è il Sì. nostro capo allenatore della Sì. nazionale. Olanda si è qualificato, ma comunque non è più la squadra degli anni 90. Forse conosciute Nimir Abdelaziz, Nimir che gioca a Trento, c'è un Wout, c'è Che Tijs ha Verhorst. giocato a Trento quest'anno perché non si sa dove va quest'altro anno, ci sono due o tre ipotesi. Pare Sì, Modena, sì, sì. pare Modena, pare. Sì, no, può essere, e per lui sarà un bel passo avanti, ma guarda, con un giocatore forte come lui non hai una squadra forte. È sempre la punta più debole è il valore della squadra. Quindi ogni posizione ha bisogno di un salto di qualità.
invece finora non vedo questo salto entro i primi otto del mondo. Loro c'erano l'ultimo mondiale, Olanda è arrivato diciesimo, mi sa, o ottavo, che è stata già una sorpresa, ma comunque soprattutto sulle posizioni delicate in campo, palleggiatore opposto e scacciatore di banda, lì ci vuole veramente dei top giocatori. E finché gli altri paesi sono messi con i giocatori che giocano adesso, non vedo che Olanda torna a breve a questo livello. Quindi la situazione è così. Mi auguro che tra poco inizia un'altra generazione in cui sono questi giocatori esperti o eccezionali che possono arrivare a un certo livello. Ma comunque il mondo del pallavolo è così sviluppato, non è molto facile di arrivare nei primi tre del mondo, per esempio, soprattutto contro i paesi forti come Italia, Russia, Polonia, Brasile, Stati Uniti. Quindi penso che la nostra storia rimarrà finora con questi medagli che abbiamo preso negli anni 90. Ma non vedo perché Olanda può entrare nei primi tre invece nel campionato internazionale. È molto bello per loro che sono entrati nel VNL, il Volleyball Nations League, che viene giocato fra 2 settimane a Rimini, nel vostro bubble spettacolare, in cui mi sa che 1.000 giocatori sono lì nei alberghi, fanno 12.000 test di COVID, hanno 6 campi di gioco nel Fiera di Rimini, però per il sviluppo della nostra nazionale sarà importante di giocare partite contro avversari come l'Italia e quelli più forti del mondo. Ma sì, guarda, gli anni di Zverev e Van de Goor non li vedo più tornare. Ecco, a proposito, come sta Bas? Bas sta benissimo. Ho Bene. anche lui ho parlato l'altra sera con lui. Lui è ancora il responsabile del suo foundation dei diabetici e si diverte anche da Dio nel mondo del sport con gente che soffre diabetica, si dice, o diabetici. Di diabete, sì? Di Sì. diabete e anche lui sì, fa suo, è diventato molto politico, più di me, Ah, sì? perché sì, lavora con i ministeri della sanità, eccetera, eccetera. Ma comunque anche il nostro paese è completamente bloccato e coinvolto nel pandemia. Quindi mi auguro che a breve, 2 o 3 mesi dopo quest'estate, che possiamo riaprire il nostro paese e Europa e tutto il mondo, e possiamo andare avanti perché, guarda, queste stragi nessuno ha aspettato. Devo dire che la situazione è stata veramente molto complicata. C'è uno spiraglio di luce in fondo al tunnel, caro Peter. Speriamo veramente di saltarci fuori. Speriamo come villaggio globale del mondo, perché la situazione è veramente molto complicata. Sai tutto di pallavolo, sai tutto della VNL. Ti ricordo allora i giocatori dell'Italia, perché in settimana Chicco Blengini ha diramato le convocazioni. La squadra verrà allenata a Rimini da Antonio Valentini e da Francesco Mattioli, che ha giocato anche contro di te per Sì. tanto tempo. Allora, Sbertoli e Spirito palleggiatori, Nelli e Pinali opposti, schiacciatori Micheletto, Recine, Bottolo, Cavuto e Gardini, tutti giovanissimi, devo dire due o tre veramente fortissimi. Galassi, Cortesia, Vitelli al centro, Vitelli ha preso il posto di Russo che si è infortunato e ci sarà anche Mosca. Tre liberi, Balaso, Federici e Scanferla. Gli altri lavoreranno invece a Roma, prima e poi a Cavalese con Chicco in vista delle Olimpiadi. Parliamo un po' di questo Olimpiadi. No, parliamo di una cosa. Scusa, Peter, hai fatto anche il CT della nazionale olandese, perché non fai più l'allenatore? L'ho fatto per parecchi anni, Lo so. è già quasi 10 anni fa, e ho avuto anche la possibilità di venire, di ritornare in Italia, ma invece di vari motivi familiari ho deciso di rimanere in Olanda.
E guarda, ho fatto anche un brutto fine, perché alla fine non siamo stati qualificati per l'Olimpiade di Londra, si parla di 2012, e mi sono proprio bruciato, diciamo. L'ho fatto per 10 anni e anche con dei vari successi, mi sono divertito molto e mi dispiace anche che la fine è stato così. Però dopo ho lasciato il mondo del pallavolo e sono entrato proprio nel data science, calcio. Ho lavorato lì più di 8 anni. Ho imparato molto, quindi sono rimasto dentro lo sport, ma in un altro ruolo. Sono stato anche il manager del performance alla nostra federazione di calcio per quasi 2 anni. Quindi... mi sono divertito anche, ma nonostante quello, guarda, mi dispiace anche che è venuto così, ma non si può fare tutto nella vita. E ho fatto anche veramente, mi sono ragionato e pensato, guarda, se torno in Italia devo essere proprio 100% involto nella situazione e non potevo lasciare anche la famiglia e i nostri figli. Quindi la scelta è stata così, anche la mia mamma non stava bene anche a quel momento lì e non mi sono sentito pronto per fare questo passo. E quindi sì, le scelte della vita li devi fare e l'ho fatto in questo modo. Allora vedo qui una nota di Roberto che dice grande appassionato di pallavolo, tifosissimo modenese ma soprattutto... conoscitore di questo sport, Mattioli, figlio d'arte, sì, il papà di Francesco era il grandissimo Mario, uno dei più grandi alzatori nella storia della pallavolo italiana, sicuramente, Mario Mattioli. In quel ruolo di cui hai parlato adesso ti ho anche ritrovato con piacere qualche anno fa ad Amsterdam, una mattina siamo stati lì a chiacchierare, insomma ti saluto mia moglie tra l'altro. Ah, grazie, salutami là. E che hai incrociato anche a Molveno. Chissà dove ci troviamo la prossima volta. Sarà in qualche parte del mondo, ma sì, chissà dove. Chissà dove. Ma ogni tanto siamo anche un po' in viaggio e qualche partita lì o là li vediamo. E guarda, sono sicuro che in qualche parte del mondo ci incontreremo di nuovo e se no lo facciamo live su Instagram di nuovo per... fare un altro mezz'ora di chiacchieramento. Grande! Peter, metti giù un sestetto di gente di ieri e di oggi, compreso te. Cioè, fammi un sestetto che ci fa sognare. Io parto dal palleggiatore, Blanger, poi vai. Mamma mia, mamma mia. Chi vuoi? No, guarda, di opposto, posso scegliere due? Tu chi vuoi, certo. Ok. Lì metto Carlo Gouveia di nuovo, il mitico animale senza pallonetto, diciamo. L'uomo Finarelli. E anche Dima Fomin. Ah, grandi. Perché guarda, con loro mi sono trovato benissimo in campo. Sicuramente anche con il nostro Van der Meulen, che è andato molto bene, ma soprattutto con loro due, mi hanno aiutato un bel po', perché guarda il mio palleggio dietro, che è stato di solito il punto di riferimento, ma sì, non era molto preciso. Quindi ho rotto anche loro ogni tanto, spesso volte, con dei palleggi che erano inscacciabili, e loro lo facevano anche. Okay. Quindi loro due. Okay. Aggiungo, scusa, incredibile, devo dirla, Carlao fa l'opinionista televisivo. Se me l'avessero detto non avrei mai scommesso su un ruolo di quel tipo lì per Carlao. Sì, era sì, proprio l'antitelevisione. Adesso invece è bravo, vai avanti. Sì. Guarda, centrali, ne metto anche più di due. Guardo un fenomeno. Lì con la sua braccia e quello che faceva lì con i avanti in, out, tesa, quello che voleva lo metteva giù. Anche con Grava, con sua altezza e soprattutto a muro mi sono trovato benissimo e soprattutto anche fuori campo. Di olandesi ne abbiamo anche il Bas van der Goor che anche a suo livello potevo veramente alzare che invece abbassare. Bello!
Venuta bene, questa ti è venuta bene. Sì, sì, sì. E anche Gianjo a centro, Andrea Gianni, perché a Parma lui giocava come centrale e anche scacciatore di banda e anche come opposto, era universale. Tutto meno palleggiatore faceva, quello no. Il resto ma lui lo voleva, era anche convinto che poteva palleggiare, sai? Ah, questo non l'ho mai saputa, sì? No, ma lui sapeva fare tutto, sai? Anche le mie scelte lo faceva ogni tanto. Sì. magari. E guarda, anche di banda, ci sono anche più di due, perché con Lorenzo Bernardi, Samu Papi alla grande. Con Marco Bracci e Renan a Parma, super alla grande. In nazionale con Ron Zwerver, sicuro era il mio punto di riferimento. Ma anche, forse lo ricordi, Ilya Savilyev. Forse lo conoscevi, questo come, russo. Come forse lo ricordo? Cioè, Peter, sono 90 anni di pallavolo alle spalle. Sì, per quello ti lo dico. Anche i giocatori, e anche con Ciso, per esempio. Gioca ancora, dopo ti dico una cosa, vai avanti. Con Alberto Cisola, che lui è entrato nella finale scudetto, puoi immaginare, a Modena, mentre Samu ha bruciato le gambe e ha dovuto entrare Ciso. E ci siamo riusciti lo stesso. E lui metteva giù, mi sa, 15 o 20 punti in 3 set. Solo che in quel momento lì lui non sapeva come, ma l'ho fatto lo stesso. Sì. Quindi, guarda, io sono stato veramente fortunato di stare in campo con questa gente. E non solo di capacità pallavolistica, ma soprattutto anche come erano personale e di carattere. Perché qui l'orgoglio di Marco Bracci, per esempio, lì non potevo sbagliare a chi palleggiare l'ultimo palla. Se lui mi ammazzava. E con questi caratteri, guarda, loro mi hanno dato più di proprio lo scudetto, ma anche come puoi giocare e come stai giocando, come puoi perdere la vita. E questo per noi olandesi ha dato l'ultimo passo per anche essere in grado di battere Italia in Atlanta, per esempio. E sono convinto che senza questa scuola che abbiamo avuto lì in Italia non saremmo mai riusciti. Cisola gioca ancora, e gioca ancora. Vero. Benissimo. Anche ieri ha fatto 16 punti in occasione della seconda partita di finale dei playoff per andare in Superlega. Gioca a Brescia, che ha messo fuori gioco due grandi favorite per la promozione, prima Bergamo e poi Siena. Ha superato ieri quota 8.000 punti messi a segno in Serie A. Mamma mia! È fantastico, gioca ancora con un entusiasmo incredibile. Adesso Taranto conduce 2-0, mercoledì potrebbe festeggiare la promozione in Superlega, la squadra che è allenata da Vincenzo Di Pinto, che è stata fatta ex novo durante l'estate, perciò complimenti alla squadra pugliese. Ascolta, io vorrei tornare un attimo indietro, caro Peter. Il primo anno che sei arrivato in Italia non sei andato in un top team, perché pronti via e arriva questo altissimo palleggiatore dalle leve infinite a Catania. Come mai sei finito lì e non sei andato subito in un top team? Guarda, non c'erano altre possibilità e la mia scelta di venire in Italia l'ho fatto anche, mi sa, ad agosto. C'era qualche casino in nazionale, c'erano altri tempi. Il nostro mitico guida, il vecchio Selinger, era andato in Giappone, la squadra si è scoppiata, diciamo, perché c'era un altro allenatore, varie discussioni. A un certo punto io non lo facevo più di allenare per 4 mesi di seguito senza giocare una partita. Io sono fatto per giocare partite 2 volte alla settimana, lì mi diverto e riesco a allenarmi, e questa situazione non c'era più. Quindi l'unica possibilità che aveva è stato di andare a Catania. È stato durissima lì,
un anno difficile, non parlavo italiano e anche con inglese, francese o tedesco non arrivi a nessuna parte, ma sono riuscito a sopravvivere, diciamo. Alla fine siamo riusciti ad arrivare al playoff e dopo è venuto Parma e quindi anche lì ho avuto la fortuna che Parma ha investito perché era anche prima della sentenza Bosman ancora, eh? Si parlava ancora nei anni dei cartellini. Sono andato a Parma e Parma era senza speranze dello scudetto, ma la squadra giovane che è stata preparata lì con Marco Bracci, con Andrea Gianni, con Callao, con Renan, con Pasquale Gravina. Aveva qualcosa extra e quell'anno lì, mi ricordo ancora, a dicembre siamo riusciti ad arrivare al Final Four della Coppa Italia a Treviso e quello lì abbiamo vinto perdendo in finale 2-0 contro Milano e vincendo lo stesso. E da lì in poi siamo partiti. Vinto Coppa CEF, vinto lo scudetto contro il vecchio Messaggero Ravenna con ancora Kirrily e Timmons, te c'eri lì. Invece, guarda, è stato un anno, mio primo anno in cui ero convinto di essere un bravo palleggiatore. No, è così, anche perché lì ho veramente sentito di essere un bravo palleggiatore. E prima avevo già 25, no, anzi, anche 26 o 27 anni. Prima non ho giocato molto, sono stato sempre in panchina. C'era qualche critica del mio movimento o giocando con un palleggiatore nella mia altezza, quindi non è stato facile, ma proprio la squadra mi ha aiutato e soprattutto anche il mito Bebeto, eh. Devo dire anche quello perché palleggiare a un certo velocità e spingere la palla, guarda, lui è stato dietro sempre di me, eh. E mi ha rotto anche, no, scusa le parole, ma lo sai quello che volevo dire. A spingere la palla in ogni momento e alla fine anche quello mi ha dato qualcosa extra e con un doppio primo tempo e Giangio a posto, Callao a posto e tutti i vari schemi che facevamo con Renan anche, il gioco era lì e alla fine non era più fermabile la nostra squadra e siamo riusciti a continuare 2 o 3 anni in quel modo. Finché i mani puliti ha proprio preso il pallavolo anche e soprattutto la famiglia Magri e da lì in poi siamo un po' separati e ho avuto anche la fortuna di avere un altro paio di anni a Treviso, ma anche lì non aspettavo più di quei anni che mi arrivavano, è perché era già tornato in Olanda e giocavo in Germania al Moers. E sì, e dopo è venuto Bruno Darey a chiedermi finalmente, dopo tutti questi anni, e abbiamo sì, vinto ancora un paio di volte il vostro campionato. Ma guarda, sono stato fortunato e veramente devo dire a tutti voi grazie per quei anni. Allora, ti ho ascoltato con grandissima simpatia e con grande piacere. Fra l'altro, ti ha ascoltato anche Leo Morsut, con il quale ci collegheremo dopo. Si trova in California, fortunato lui. Fa lo scienziato, fa il ricercatore a livello internazionale ed è bravissimo. Perciò sono molto curioso di conoscere la sua storia perché mi piace chiacchierare. Di pallavolo e non solo, con persone con le quali ho condiviso un percorso importante nella mia vita e con le quali c'è feeling, come te. Devo dirti una cosa, Peter, mentre parlavi mi si riaccendevano tutti i file, rivedevo partite meravigliose. Quegli anni della Maxicono avete giocato una pallavolo straordinaria, la pallavolo più moderna che si poteva immaginare in quel periodo, con mille varianti, tu avevi 2000 uscite. E non si capiva mai da dove arrivava lo schiacciatore, c'erano dei raddoppi da tutte le parti, c'erano centrali che giocavano schiacciatori, schiacciatori che giocavano opposti, cioè un casino inenarrabile, però tu avevi in mano la situazione, Bebeto aveva fatto veramente un capolavoro. Invito tutti ad andare a rivedere quelle partite perché sono veramente da antologia della pallavolo, sono ancora molto molto moderne sicuramente e c'è molto da imparare. Perché avete veramente cambiato la filosofia, la tecnica e la tattica della pallavolo in quegli anni, Peter.
Sì, grazie Lorenzo. Guarda, anche io non capivo a chi palleggiare, ma loro mi urlavano in testa, in faccia, da dietro e io di paura palleggiavo qualcosa e ogni tanto avevo qualche controllo. Ma c'era sempre Bebeto anche dietro, ma io palleggiavo un recensione un po' sbagliato, palleggiavo la palla spinta. Lui diceva, no, Pito, più alta. La palla palleggiavo più alto, lui sempre dietro, ma spingi, Peter, spingi. Quindi alla fine, guarda, e lui era anche all'inizio un po' telecomando, no, a chi palleggiavo, e soprattutto alla fine del set, sempre time out di Bebeto, lui mi chiamava e diceva: ah, Peter, adesso fai veloce dietro e palleggia, e palleggi in posto 4. E io ho detto sempre: sì, bene, bene. Poi sono tornato in campo. Faceva la schema che voleva lui, però non palleggiava in posto 4, ma dietro, per esempio, boom, la palla metteva giù e poi guardavo Bebeto. Quindi anche abbiamo avuto un bel casino per capire chi era in comando in campo del nostro attacco. Ma guarda, Bebeto è stato un fenomeno, e lui mi ha fatto crescere come palleggiatore, e dopo Daniele Bagnoli l'ha fatto un piccolo pezzo in più, e lui Eh parlava sì. sempre piccoli passi. Grandi squadre, grandi giocatori. Puntualizziamo in effetti perché lo hanno fatto in maniera adeguata. Il periodo di Peter, che ha significato vincere tanto per la Maxi Kono, non è quella del Grande Slam, non è la squadra del Grande Slam, No, perché il no. Grande Slam di Parma è quello della gestione, l'ultima gestione Montali. Vero. E ha vinto cinque cose: ha vinto il campionato, la Coppa Italia, la Supercoppa Europea, la Coppa delle Coppe e il Mondiale per Club. Ecco, questi qui sono i cinque Sì. trofei che ha portato in bacheca Montali. E poi non ha continuato ad allenare ed è arrivato Bebeto, che veniva dal Mondiale perso in casa. Devo dirti, io ero il maracanasino, non l'ha preso benissimo quella semifinale persa 15-13. Sempre lì 2 punti che valgono, Peter, anche lì, vedi. Torniamo questa sera, abbiamo capito che ci sono i 2 punti che ballano. Poi ci sono stati gli anni di Treviso, anche lì, oh, Gravina, Zverev, Bernardi, Papi, Fomin, Cisolla, cioè anche lì avevate una squadra straordinaria. In quel momento, Peter, la verità, si giocava una pallavolo più forte rispetto ad oggi, anche se oggi la fisicità è cresciuta in maniera esponenziale e la battuta è fondamentale, cioè chi batte bene vince, chi batte male perde. Possiamo sintetizzare così, e non solo. Non si può fare un confronto tra varie epoche, ma allora c'era una pallavolo meravigliosa con 4-5 squadre che dominavano il mondo di club in Italia. Sì. Oggi è così? Cosa vedi nella pallavolo italiana oggi, Peter? Non muto ancora, ogni tanto seguo risultati e guardo qualcosa sui social media canali e su quello che trovo. Sì, guarda, il pallavolo è cambiato, soprattutto mentre hanno cambiato i side-out system per il rally point system. E soprattutto anche i mezzi fisici sono cambiati incredibilmente. I pesi negli anni 90, ok, lo abbiamo fatto molto, ma se vedi gli atleti in campo, e soprattutto anche i muscoli e la velocità della palla, guarda, è aumentato ancora un bel po'. La nostra partita, se lo guardi adesso, soprattutto i tie break, ogni tanto sembra slow motion. Quindi sì, è un altro mondo, e non puoi comprare 25 anni fa al pallavolo di oggi. È cambiato, però certi schemi e sistemi ci sono ancora. Non vedi molto vari schemi di attacco, però è molto più 9 metri, un'altra velocità in palleggio. E dei mostri in attacco che mettono giù la palla. C'è il pipe da dietro che lo usiamo anche noi spesso, ma proprio questi schemi con incroci, come faceva Renan, per esempio, o Giangio, non li vedi più.
è cambiato un bel po' e noi siamo iniziati a cambiare in questo modo, usando i 9 metri della rete a un'alta velocità e sempre al minimo 4 scacciatori disponibili che in attacco. E lì lo puoi sempre vincere contro 3 persone al muro, se lo fai bene. E questi schemi sono ancora validi in questo momento. Dice Gigi, e concordo, sono due sport praticamente diversi nella loro essenza, insomma, sono molto cambiati al di là del side-out system e del rally point system, insomma, oggi la fisicità è veramente predominante e non oso immaginare cosa potrà accadere in prospettiva futura. Ti faccio due ultime domande, non sono domande, questa non è un'intervista, questa è una chiacchierata, perciò noi stiamo chiacchierando a distanza, ma sai che adesso con questi sistemi è facilissimo. Beh, questa è una bella domanda. Perché gli incroci sono spariti? Ai miei tempi si chiamava la X. Cioè, la X non c'è più. Sì, X2 non esiste più. Perché il gioco stretto è rischioso. Cioè, adesso guarda, che ci sono. Sì, la risposta è molto semplice. Non sono più efficaci. Esatto, il gioco stretto è rischioso, certo. Sì, e guarda, quello che succedeva, perché anche la nostra squadra, Ron Zwerver, faceva spesso questi incroci. Però se batti corto o molto lungo su questa persona o su questo giocatore, non sa più fare questo incrocio. E se fai il schema X, diciamo, e ti trovi al rete con solo ancora 2 scacciatori disponibili, diventa molto facile ammurare. Però esatto. Se fai sempre un straightforward attacco con una rincorsa molto, molto dritto senza dei ostacoli, se ti battono corto o lungo è molto più efficace, però usando 9 metri è fantastico. Se non hai questi 9 metri proprio diviso con vari giocatori, ti massacrano a muro e non metti giù la palla. Forse sbaglio, perché non sono più dentro il mondo del pallavolo, però è la efficacità non esiste più. È così, assolutamente è così. Concordo al 100%. In Italia abbiamo visto e vediamo i più forti alzatori nella storia di questo sport da sempre. Potrei citarne 1000, ne cito alcuni. Kim, Blanchet, Fabiani, Stork, Dvor, Mauricio, Riccardo, De Cecco, Brunigno, adesso tanto per dirne alcuni, Vullo, Tofoli, Meoni, Fefe, Giannelli, che pare veramente che vada a Perugia per una cifra record per quanto riguarda la pallavolo. È il ruolo più importante della pallavolo? Sicuramente è importante. Guarda, non è mia risposta, però mi hanno detto che, guarda, un scacciatore bravissimo con un palleggiatore così, il scacciatore, il livello del scacciatore va giù, però un scacciatore media con un palleggiatore del splendissimo livello, tipo Bronigno, Fabio Vullo, chiunque, Giannelli, bene, il scacciatore diventa un top scacciatore. Quindi guarda, per Olanda mi auguro che arriverà un altro palleggiatore dell'alto livello. Un altro Peter Blanchet. Lasciamo passare questa Olimpiade, poi dopo fate quello che volete. Ok, bene, sono d'accordo. Ascolta, cosa fa l'Italia secondo te questa Olimpiade? Sai che questo grande sogno che voi avete fatto svanire 2 volte, fra l'altro prima qualcuno ha scritto citatemeli tutti, ma non Olof van der Mühlen, perché il mitico mani fuori di Olof rimarrà sempre. Peter, su Luca Cantagalli, cioè il più grande laterale del mondo a muro, gli ha fatto breakout. Sì, ma guarda, per Olof, per Van der Mühlen, contava solo la situazione più difficile, lui era massimo efficace. Hai ragione. Invece, senza muro o mura 1, lui sbagliava. Quello che abbiamo fatto, mura 3 con Cantagalli anche incluso. E lui ha fatto mano out. Incredibile. Sì. Ma Guarda Lorenzo, l'ultimo punto a Atlanta, Italia ha giocato un incrocio con zona 4 e Italia non faceva mai un incrocio, mai. E lì è stato quel punto in cui avete perso quello che volevate. Ma mi auguro anche quest'anno, Lorenzo, che voi finalmente, come paese, che l'ho meritata anche,
vincete proprio l'Olimpiade. È possibile? Voi siete sempre lì sulle ragioni dei medagli? E guarda, finché sei sempre lì disponibile, è lì vicino, quando c'è anche un po' di fortuna in paio, devi essere vicino. E secondo me Italia a un certo punto vincerà anche un Olimpiade. Invece quello che manca a noi è il titolo mondiale, perché anche altri titoli li abbiamo sempre vinto, però noi siamo molto più lontano. E mi auguro veramente, come un riserva italiano, che vincete finalmente anche questo medaglia d'oro in cui sognavate. Insomma, spero prima o poi di vedere una medaglia d'oro. Quest'anno, fra l'altro, ci sono due nazionali, sia la maschile che la femminile, che sono molto competitive, perché anche le donne, poi le donne hanno Legono, non solo Legono, però Legono oggi è una giocatrice che fa veramente molto, molto la differenza. Sì, è fantastico, è fantastico. Finale di Champions ha fatto 40 punti, e poi io sono sempre solito ricordare che vabbè, la squadra è fortissima, c'è un libero che è da mille una notte, che è Mochi di Gennaro, che è veramente fantastico. Caro Peter, e non è stato un piacere di più, dice qua, Barbara, sono 30 anni che aspettiamo, e anche di più, cara Barbara, cioè, è veramente tanto tempo che aspettiamo. Se il Signore ci assiste, ci fa andare avanti, prima o poi, insomma, speriamo di vederlo arrivare, questo oro olimpico, che è l'unico che manca in questa bacheca. Tra l'altro, la nazionale italiana, caro Peter, è dal 2005 che non vince una medaglia, E l'ultimo è stato l'Europeo di Roma con Cisolla, capitano e miglior giocatore dell'Europeo. Vedi che poi la storia si ripete. Il Ciso già sono già due o tre volte che salta fuori. Sì. Peter, spero che ci vediamo presto, quando torni in Italia, oppure vengo a trovarti in Olanda, oppure ci troviamo, non lo so, in Madagascar in vacanza. Non lo sì, so. Ma anche in auto sui Dolomiti di nuovo, Mi sono trovato benissimo lì. Non sono un uomo di montagna, ma anche in bici andavo su, Oh. Grande, quindi, Peter. Quindi, è stato un piacere. Sì, dai, piacere. Lorenzo, anche grazie. A me un abbraccio da Olanda, anche a tutti voi, e mi auguro che ci sentiamo più presto che invece dopo 25 o 30 anni. Mi raccomando. Grazie Peter, grazie per le bellissime esperienze che hai regalato chi ama questo sport, che rimangono indelebili nel cuore e nella mente di tutti quelli che vivono di pallavolo da tanto tempo. Peter, grazie, un abbraccio grandissimo, buona pallavolo a te e alla tua famiglia, salutami tutti. Grazie. È stato un piacere, Lorenzo, grazie a voi. Ciao, ciao. Peter.